Buongiorno a tutti, benvenuti dalla redazione di industrychemistry.com, il portale italiano dedicato all'industria chimica. Questo incontro di oggi è dedicato a un argomento che tocca direttamente la maggior parte dei settori produttivi a livello industriale e in certa misura interessa anche la dimensione del laboratorio, in cui è essenziale garantire un corretto funzionamento e la continuità dei processi produttivi. Parliamo infatti di gestione della manutenzione, che ha delle ricadute importanti anche in diverse altre dinamiche collegate alla produzione industriale, dal settore economico a quello ambientale. Basti pensare, per esempio, alle conseguenze a largo spettro della crisi climatica in atto. Per approfondire il tema della manutenzione di una corretta progettazione manutentiva, abbiamo il piacere di parlarne con il professor Lorenzo Fedele, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale della Sapienza di Roma e direttore del corso GEMAN in gestione della manutenzione ambiente, che garantisce la formazione qualificata di figure professionali, così come previste dalla norma di qualificazione del personale di manutenzione. Buongiorno professore, grazie per Buongiorno essere con noi oggi, benvenuto. a lei, buongiorno a chi ci ascolta, grazie, grazie della presentazione anche. Grazie a lei. Lei, professore, ha una lunga esperienza in manutenzione e gestione della sicurezza. E quindi, per cominciare, vorrei intanto chiederle se ci vuole raccontare i tratti principali della sua esperienza professionale di ricerca. Con piacere. Eh sì, in effetti l'esperienza è un po' lunga perché l'età ovviamente avanza. Io di formazione sono un ingegnere meccanico e in verità diciamo nasco come macchinista, quindi mi sono occupato inizialmente di motori e in particolare di motori innovativi, quindi sistemi di trazione elettrici o ibridi, nonché di sistemi di accumulo energetici. Ho fatto un dottorato di ricerca in energetica proprio su queste tematiche e in quella fase brevettai anche un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione delle batterie, prima basato su un concetto di bilancio energetico e poi invece feci impiego di algoritmi predittivi del tipo di quelli di cui oggi si parla molto quando si menziona la cosiddetta intelligenza artificiale. Finito il dottorato di ricerca, mi fu assegnata una cattedra a contratto in gestione degli impianti industriali, il settore disciplinare che all'epoca era coordinato dal professor Tronci, nel quale poi vinsi il concorso e da allora mi sono quasi continuativamente occupato di sicurezza e di sicurezza degli impianti industriali. In particolare dal punto di vista dello studio e della ricerca mi interessava e mi interessa tuttora, insomma, cercare di trovare strade, metodi, approcci più oggettivi alla valutazione dei rischi, che proprio in quegli anni diventava un obbligo generalizzato e quindi insomma, da allora ha preoccupato e preoccupa molto dirigenti e datori di lavoro che chiaramente hanno delle responsabilità individuali, penali molto, molto importanti. Anche adesso sto cercando di studiare un approccio innovativo che prevede l'impiego di un modello di valorizzazione degli asset finanziari per la valutazione dei rischi industriali. Insomma, diverse considerazioni mi hanno fatto supporre che sia possibile fare questo trasferimento metodologico dal mondo della finanza e degli investimenti al mondo dell'analisi dei rischi industriali. Tornando comunque ai miei trascorsi, diciamo a quell'epoca mi fu poi proposto di assumere l'incarico di segretario generale di un ente particolare patrocinato dal Ministero dell'Industria, il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione, che è un ente di aziende e associazioni ed enti pubblici che fu fondato dal professor Misiti, che era stato il preside presso la nostra facoltà di Ingegneria alla Sapienza, nonché presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi insomma rivestito nella sua carriera anche molti incarichi politici. In quella veste per circa 10-12 anni mi sono occupato di promuovere la cultura della manutenzione nel nostro paese. Ho avviato e coordinato un osservatorio presso il Ministero dell'Industria, appunto
appunto un osservatorio sulla manutenzione, sul settore economico e produttivo della manutenzione. Ho coordinato un progetto di ricerca applicativa abbastanza significativo per la rete ferroviaria italiana, che ha avuto come fine quello di proporre delle procedure standardizzate per l'esecuzione di manutenzione degli oltre 60.000 ponti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ma forse l'attività più importante è stata quella di sensibilizzazione nei riguardi del mondo universitario, del quale io facevo parte, grazie appunto all'aiuto di molti colleghi del mio raggruppamento, il professor Tronci che ho già nominato, il professor Garetti, il professor Marchi, il professor Cavalieri, il professor Cicolini, abbiamo cercato di far sì che la parola manutenzione, insomma, all'interno del mondo universitario, dei corsi di studio ingegneristici, non fosse più così, diciamo, rara da incontrare. Oggi, infatti, ci sono diversi insegnamenti su questo argomento, su questa materia. Anche il corso che mi è affidato oggi si chiama Sicurezza e manutenzione degli impianti industriali. E di recente mi ha colpito molto un argomento, un documento, scusate, proposto dal nostro governo al G20 del 2021, che si intitola Policy Agenda on Infrastructure Maintenance, perché in questo documento, che tra l'altro propone anche diversi casi di studio applicativi nazionali, si richiama l'importanza della manutenzione per tutta la collettività, per il sistema paese, riferendo, riportando concetti sui quali io mi sono veramente speso per molti, molti anni. Quindi questo è sicuramente motivo di soddisfazione. Certamente c'è ancora da fare, però direi che alcuni passi avanti sicuramente sono stati fatti, e questo è molto importante. Tra l'altro, ecco, la manutenzione, oggi si parla molto di ecologia, di ambiente, di sostenibilità ambientale, giustamente sono tematiche estremamente importanti. L'unica cosa, ecco, mi sorprendo sempre un po' quando vedo che non è menzionata la manutenzione come fra le pratiche tecniche fondamentali per ottenere dei benefici di tipo ambientale, no? Quindi, per esempio, per migliorare l'efficienza dei sistemi produttivi, piuttosto che per garantire, magari allungare anche la durata di tanti prodotti. Questo è un po' strano, effettivamente la parola manutenzione ancora per certi versi fatica a trovare un suo spazio, e come dicevo c'è da fare. Sicuramente noi ricercatori dobbiamo cercare di proporre dei modelli quantitativi, quindi che dati alla mano, magari in collaborazione con enti ed aziende, dimostrino quantitativamente i benefici che la manutenzione può apportare anche da un punto di vista ambientale. Bene, grazie. Sicuramente un percorso articolato e molto interessante. Per passare a un'altra domanda, vorrei chiederle se, a suo parere, se è cambiato, e se sì, come è cambiato nel corso del tempo il rapporto tra la manutenzione e la sicurezza, se in qualche modo si sono ampliate le ricadute che queste possono avere non solo in ambito industriale. Ma sicuramente il rapporto fra manutenzione e sicurezza è un rapporto molto stretto e biunivoco. La manutenzione permette di agire su uno dei meccanismi fondamentali attraverso cui un asset tecnico, un sistema produttivo può diventare pericoloso, ovvero il meccanismo dei guasti. Chiaramente, riuscendo a gestire e a tenere sotto controllo i guasti imprevisti o rendendoli prevedibili, diciamo, questo è molto importante per la sicurezza. Allo stesso tempo è molto importante anche l'aspetto della sicurezza di chi fa manutenzione, perché chi fa manutenzione svolge un lavoro non rutinario, un'attività di tipo tecnico-diagnostica molto delicata, molto importante ai fini della sicurezza dei sistemi che poi vengono lasciati agli utilizzatori. E i manutentori devono mettere le mani dentro le apparecchiature, dentro le macchine, dentro i sistemi, e quindi certamente sono soggetti a dei rischi, a dei pericoli più particolari, insomma, che meritano una attenzione specifica.
Purtroppo la parola manutenzione, come accennavo, fatica un po' a guadagnare una sua, diciamo, autonomia, una sua considerazione autonoma, anche dal punto di vista delle statistiche infortunistiche. Il tema manutenzione è spesso trattato in relazione ai sistemi, agli asset a cui la manutenzione si riferisce, quindi magari si trovano nelle statistiche nazionali citate, classificate le attività di manutenzione, non so, degli automobili, dei sistemi elettrici, ma non si trova un settore manutenzione a sé stante. Questo invece sarebbe molto importante perché, come ripeto, come diciamo, ho cercato di dimostrare in tutti questi anni, la manutenzione è fondamentale per tanti aspetti della nostra vita quotidiana, non ultimo l'aspetto degli infortuni, ma anche l'aspetto ambientale, come dicevo prima, l'aspetto della economicità di gestione, l'aspetto della qualità di vita, direi proprio, dei nostri habitat nei quali viviamo. Peraltro, oggi per le imprese industriali è ben chiaro il fatto che la manutenzione non è solamente una esigenza che discende dal bisogno di assicurare continuità produttiva e quindi disponibilità degli asset produttivi. Ogni impresa industriale oggi sa molto bene che la manutenzione è in realtà un vero e proprio vantaggio competitivo che può aiutare molto l'impresa ad essere più competitiva, a concorrere i propri concorrenti industriali, perché la manutenzione aiuta a realizzare prodotti in maniera più economica, di superiore qualità e avendo una superiore attenzione appunto ai temi della sostenibilità. Non c'è dubbio che il tema, per concludere diciamo su questa domanda, non c'è dubbio che il tema del rapporto fra manutenzione e sicurezza è cresciuto negli anni. Se pensiamo anche alle norme di riferimento nel campo della sicurezza, vediamo che oggi la parola manutenzione, insomma, è menzionata un numero di volte superiore a quanto non avveniva in passato, e anche se in maniera ancora un po' implicita, comunque, insomma, la manutenzione dal legislatore anche è considerata fondamentale. Chiaro, grazie. E di certo ci saranno alcuni casi studio che confermano l'importanza di una corretta gestione manutentiva, per esempio dove sono implicate le risorse idriche, tornando al discorso che giustamente lei faceva del settore ambientale ed ecologico. Ci può fare qualche esempio in merito? Qualche esempio di caso studio che appunto... Volentieri, sì. Occupandomi di sicurezza per tanti anni, per circa 30 anni, evidentemente mi è capitato più volte di occuparmi anche di incidenti industriali, ad esempio, che sono un settore purtroppo molto drammatico, doloroso, ma allo stesso tempo, dal punto di vista di un tecnico, anche un'occasione di studio molto interessante per cercare di capire come evitare che certi fenomeni incidentali possano ripetersi. E ci sono alcune circostanze che io ho notato in tutti questi anni che si ripetono. Ecco, una di queste circostanze è il fatto che a posteriori tutti normalmente considerano gli incidenti che si sono verificati come un qualche cosa che assolutamente non si sarebbe dovuto verificare, che non si capisce come mai si siano verificati, ma in realtà poi si sono accaduti e quindi purtroppo così impensabili forse non erano. L'altra circostanza che mi ha colpito è il fatto che la manutenzione è spesso direttamente o indirettamente coinvolta in moltissimi degli scenari incidentali su cui mi è capitato di investigare, di indagare da un punto di vista tecnico in diversi ruoli. Mi vengono in mente alcuni casi. Uno di molti anni fa riguarda l'esplosione di un impianto di servizio all'interno di una fabbrica chimica, un impianto di servizio destinato alla produzione di azoto gassoso per inertizzare, stabilizzare gli ambienti produttivi e le stesse reazioni chimiche. E in questo impianto di servizio purtroppo un elemento importante, il vaporizzatore che serviva appunto a gassificare l'azoto liquido, era nel tempo risultato sottodimensionato rispetto alle esigenze produttive che invece negli anni erano cresciute. La conseguenza di ciò è stato che il vaporizzatore non vaporizzava, l'azoto rimaneva liquido e ha determinato la formazione di ghiaccio
e la tempra, l'infragilimento degli acciai con cui erano realizzati i serbatoi che contenevano l'azoto gassoso, e durante un'attività manutentiva purtroppo uno di questi serbatoi è esploso di schianto all'improvviso, partendo come un missile e generando un'onda di pressione tremendamente distruttiva che purtroppo ha ucciso diversi lavoratori. In quel caso si utilizzava acqua di stabilimento e il vaporizzatore era sottodimensionato e l'acqua di stabilimento era quantitativamente insufficiente rispetto alle esigenze produttive. Un altro caso dove ancora una volta la parola manutenzione e l'acqua, l'agente acqua hanno svolto un ruolo importante, è il caso di una esplosione ancora in un impianto per la produzione di biodiesel. In questo caso alcuni condensatori che erano alimentati ad acqua di stabilimento non riuscivano a svolgere bene il loro lavoro perché l'acqua di stabilimento si trovava ad una temperatura troppo elevata rispetto alla sostanza che si doveva condensare, che era metanolo. Conseguentemente il metanolo raggiungeva stadi del processo produttivo dove non sarebbe dovuto arrivare, in particolare un serbatoio, e anche lì durante una manutenzione, perché quello è sempre il momento in cui spesso si verificano questi incidenti, purtroppo il serbatoio è esploso improvvisamente, anche in quel caso determinando la morte di diversi lavoratori. Un terzo caso un pochino più particolare, ma anche in questo caso l'acqua gioca un ruolo, in questo caso addirittura l'assenza di acqua. Quindi prima abbiamo visto acqua insufficiente, poi abbiamo visto acqua a temperatura troppo alta, adesso vediamo addirittura invece utilizzo anziché di acqua di aria. Si è trattato di una attività di collaudo di una condotta per la distribuzione del gas, un importante impianto di distribuzione del gas. In una fase di collaudo questa condotta doveva essere ispezionata utilizzando un'apparecchiatura particolare che si chiama con un acronimo PIG, che sta per Pipeline Inspection Gauge, cioè una sorta di dispositivo, quasi di proiettile potremmo dire, che viene inserito all'interno della condotta e spinto con acqua in pressione. Viene utilizzato questo PIG per verificare che la condotta, lunga a volte anche chilometri, sia completamente libera e quindi possa essere messa in esercizio. Purtroppo a causa di una ostruzione questo PIG rimase incastrato dentro la condotta e i lavoratori in cantiere decisero di provare a fare un'attività di disincastro, quindi un'attività manutentiva, se vogliamo, molto particolare però, ricorrendo all'uso di aria anziché acqua. Purtroppo l'acqua, come tutti sappiamo, è incomprimibile, l'aria invece no, di conseguenza questa condotta è stata trasformata involontariamente in una sorta di cannone ad aria compressa che a un certo momento ha sì fatto uscire con questo PIG, ma l'ha fatto uscire veramente come un proiettile di cannone che ha investito i lavoratori uccidendoli. Quindi anche in questo caso purtroppo si è trattato di una circostanza molto, molto brutta, insomma, e drammatica, e speriamo che in futuro almeno queste esperienze negative possano aiutare a non ripetersi di questo tipo di incidenti. Almeno. Certo, indubbiamente, grazie. Quindi ci sono diversi esempi pratici sul campo che possono confermare e mostrare l'importanza di una corretta, l'importanza cruciale di una corretta progettazione manutentiva. E possiamo quindi dire, lei potrà confermarlo, che tra i principali ostacoli per una corretta gestione manutentiva c'è anche, forse soprattutto, una preparazione non idonea alla gestione degli errori, probabilmente un apparato normativo poco aggiornato. Il corso GEMAN, di cui lei è direttore, in questo senso offre una preparazione adeguata che mira a colmare queste lacune. E a questo proposito, allora, ci può descrivere come è organizzato il corso e quali sono le sue principali caratteristiche? Volentieri. Allora, il tema degli errori è un tema molto affascinante e oggi estremamente importante nel campo della sicurezza industriale. Per la verità, già nel 1929, uno
dei padri, diciamo, della sicurezza industriale, Wilhelm Heinrich, nel suo testo Industrial Accident Prevention, volle sottolineare l'importanza degli errori nel campo della sicurezza alla luce dei dati di cui lui era in possesso. Lui era un ingegnere che lavorava nel settore delle assicurazioni industriali, quindi aveva molte, negli Stati Uniti, quindi aveva molti dati a disposizione. Lui nel suo testo ricorda come solamente il 2% degli incidenti siano realmente inevitabili, e di quelli evitabili comunque l'80% e oltre sono incidenti che hanno a che fare con l'errore umano. Quindi insomma queste statistiche sono estremamente significative laddove ricordiamo anche la dimensione del fenomeno infortunistico. Adesso dati alla mano oscillano un po' di anno in anno, ma insomma nel nostro paese abbiamo circa 1000 perdite all'anno per infortuni sul lavoro, e è un fenomeno estremamente costoso tra l'altro, insomma si parla di cifre dell'ordine dei 25-30 miliardi di euro all'anno. Quindi il fenomeno infortunistico è molto importante, come ripeto la manutenzione è estremamente strategica per evitare il verificarsi di incidenti, come ho cercato anche di illustrare con i casi di studio che ho citato precedentemente. Quello degli errori è un tema molto affascinante perché, insomma, dal punto di vista concettuale oggi si potrebbe quasi dire che ogni incidente è riconducibile ad un errore, se non altro un errore in progettazione, perché in realtà non dovremmo avere incidenti se i sistemi produttivi sono ben progettati e ben gestiti. Il campo aeronautico ci ha fornito delle esperienze molto interessanti. Nel 1988 in una compagnia centroamericana si verificò un incidente molto scenografico di un aeroplano che fu costretto ad atterrare scoperchiato addirittura, forse qualcuno della mia età potrà ricordarlo perché le immagini sui telegiornali circolarono ed erano immagini veramente abbastanza originali, strane da vedere. Ma nel campo aeronautico il tema degli errori insomma era già studiato da prima, ma oggi sappiamo che nessuno può mettere le mani su un aeromobile se non ha una qualificazione, una certificazione specifica sul tema dello human factor. C'è uno scenario che nel mondo aeronautico è ben noto, quello della cosiddetta sporca dozzina, la dirty dozen, che rappresenta i 12 comportamenti che più comunemente possono essere commessi durante un'attività manutentiva, mettendo in pericolo poi la sicurezza dell'asset su cui si fa manutenzione. Ecco, oggi certamente sarebbe bene che quello scenario non fosse più delimitato solamente al mondo aeronautico, ma oggi nel 2024 fosse in realtà ben presente a tutti i dirigenti, a tutti i datori di lavoro di ogni azienda industriale. Ma io credo che effettivamente sia già così in molti casi, ma anche se c'è ancora da fare. Il corso, come dicevamo inizialmente, sì, è stato il corso GEMAN in gestione della manutenzione ambiente, quest'anno è giunto alla nona edizione, lo abbiamo avviato nel 2015, quindi un anno dopo la pubblicazione della norma UNI EN 15.628 sulla qualificazione dei profili professionali di manutenzione. Una norma tecnica che io, da coordinatore della Commissione europea che produceva norme tecniche sulla manutenzione al CEN, ho fortemente voluto perché ritenevo e ritengo tutt'oggi che il tema della qualificazione di chi si occupa di manutenzione sia troppo strategico e critico per essere lasciato a iniziative singole, insomma ci sia bisogno quindi di regole ben precise. La norma prevede tre profili professionali, diciamo un profilo più esecutivo, un profilo intermedio operativo di controllo dell'esecuzione, un profilo alto di management della manutenzione, di gestione della manutenzione. Il corso GEMAN cerca di offrire in 40 ore organizzate in 5 giornate, dalle 9 alle 18, anche a distanza, cerca di offrire, diciamo, una panoramica su tutti i temi che attengono alla progettazione e gestione della manutenzione, andando a coprire appunto i requisiti che sono indicati in questa norma 15.628. Questo corso secondo me può essere estremamente interessante per la collettività, ma in particolare
almeno per tre categorie di soggetti. Innanzitutto per chi fa di mestiere manutenzione, perché evidentemente attraverso questo percorso ottiene una qualificazione significativa, universitaria della propria professione. Ovviamente per le aziende di manutenzione che possono utilizzare personale qualificato, fra virgolette certificato, laddove si voglia, e quindi offrire servizi manutentivi più standardizzati, e naturalmente anche per tutte le aziende industriali che fruiscono di servizi di manutenzione, in particolare i datori di lavoro e i dirigenti che ovviamente utilizzando manutentori tra virgolette patentati hanno modo di tutelare molto meglio le loro responsabilità individuali, che sono responsabilità penali, quindi molto, molto importanti. Quindi diciamo, io ci tengo molto, devo dire, e anche se diciamo con qualche sforzo, perché le procedure di una pubblica amministrazione come una università per erogare ogni anno questi corsi di formazione sono un pochino impegnative, ma ci tengo molto. È un corso aperto sia agli studenti sia al mondo delle aziende, degli enti pubblici, quindi partecipano persone insomma che provengono un po' da ogni contesto. E tra l'altro il programma formativo è organizzato per il 50% con lezioni di teoria e il 50% sono lezioni pratiche tenute da figure che hanno un'esperienza professionale manageriale importante nel campo della manutenzione, chi proviene dal mondo ferroviario, chi proviene dal mondo industriale, chi proviene dal mondo delle pubbliche amministrazioni. Insomma, questi contributi effettivamente poi rappresentano dei veri e propri casi di studio su cui gli allievi possono confrontarsi e ritrovarsi rispetto alle loro esigenze di lavoro. Molto interessante. Magari ricordiamo a chi volesse avere maggiori informazioni che si può consultare il sito del corso che indichiamo in sovraimpressione. Bene, io la ringrazio, professor Fedele, per il tempo che ci ha dedicato e per questo interessante approfondimento sul tema della manutenzione e della sicurezza. Noi le auguriamo buon lavoro con le sue attività di insegnamento e con il corso GEMAN della Sapienza di Roma. Un saluto e ringraziamento anche ai nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima intervista su industrychemistry.com. Buona giornata a tutti. Grazie molte, grazie a tutti, buongiorno. Buongiorno.